cosa è accaduto domenica scorsa? Tu eri in campo. Domenica scorsa, diciamo, il primo tempo siamo stati così e così, poi il secondo tempo siamo entrati perfetti in campo, c'è stata quella mancanza pure l'espulsione Lora, non siamo stati concreti sotto porta, ci è mancato un po' questo, però andiamo avanti. Come dire, un po' di concentrazione la dobbiamo ritrovare. Che cosa vi dice il mister? Lui, insomma, ha parlato bene di voi, sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno fatto tutto sommato una buona partita, ma che cosa vi dice? Il mister ci sta dando sempre fiducia, crede a noi, nella squadra, possiamo fare di più e possiamo fare di più. Abbiamo questa partita, due partite in casa, con l'Altamura, e partita dopo partita possiamo vincere, con l'impegno e con il sacrificio. Come ti trovi? Sei arrivato da poco, insomma, conoscevi già la Gelbison? No, la Gelbison non la conoscevo, qua si sta bene, si vive bene, la squadra, sono andato bene qui nel gruppo, pure mi hanno inserito nello spogliatoio, tutti mi stanno vicino, mi aiutano, mi fanno capire bene le cose in campo, sono pure un under e allora cerco di fare ancora di più e dare un aiuto alla squadra. Tu l'hai detto, qui si vive bene, una bella realtà, però è chiaro che anche da parte dei tifosi ci sono delle richieste ben precise, non possiamo ecco, non dare risposte. Non lo chiedo a te perché comunque ecco, sei appena arrivato, però a nome della Gelbison oggi qui parli tu e quindi non facciamo promesse, però l'impegno ce lo mettiamo tutti. L'impegno ci sta, ci deve stare sempre, fino alla fine del campionato, ci metteremo noi stessi, le promesse come hai detto tu, non si possono fare perché ogni partita ha una storia a sé, però metteremo il nostro impegno in campo in tutte le partite per salvarci ed andare avanti. Ecco, ci presenti Arturo Onda, ti conosciamo, giochi, insomma, sei un terzino, da dove arrivi, come ti presenti? Io vengo da Benevento, ho fatto 3 anni di Benevento, sono un difensore, un terzino destro, e vengo da Torre Annunziata e sto qui per dare una mano al mister, alla squadra e di mettermi me in mostra. Mi ha voluto fortemente, mi ha anche convinto a stare qui, qua si sta bene, mi ha detto, e la squadra sta bene, ma dobbiamo far vincere questi 3 punti, come ho detto, dobbiamo vincere domenica per rialzarci pure moralmente. Ecco, allora, un invito, 2 partite in casa, vogliamo vedere questo stadio mora gremito di pubblico, un invito a raggiungerci. Vogliamo che tutti quanti i nostri tifosi, la Gelbison, vengano qui anche a sostenerci, a darci conforto sugli spalti, che possiamo fare di più noi, possiamo. Questo 2020 sarà, allora, non è iniziato bene, sarà all'insegna? Questo 2020, diciamo, domenica lì non è iniziato bene, però pian piano, come si dice, quando caldiamo ci dobbiamo rialzare più forte che mai.